Mi chiamo Giulio Limongelli e mi occupo di fotografia dal 1985. In quell'anno ho incominciato un periodo di praticantato e di collaborazione con uno studio fotografico in cui era presente anche la camera oscura e anche i macchinari per stampare fotografie a colori. Il mio genere preferito è il paesaggio, sia a colori che in bianco e nero. Ho cominciato ad occuparmene in un periodo della mia vita in cui svolgevo il servizio civile. Ho avuto molto tempo per stare da solo. In questo periodo ho incominciato a svolgere queste mie ricerche sul territorio circostante, perché non avevo neanche mezzi per spostarmi più di tanto. Generalmente quando vado in giro alla ricerca di soprattutto paesaggi, ma anche architetture, preferisco farlo da solo. È un genere in cui è richiesta un po' di concentrazione, un'analisi di quello che si osserva e una selezione di quello che si andrà a fotografare, sia per quanto riguarda le inquadrature, sia per quanto riguarda la ricerca della luce. Ho iniziato in camera oscura con la stampa in bianco e nero. Negli anni 90 ho incominciato a stampare anche il colore. È stato un ottimo esercizio e completamento delle conoscenze, perché le macchine per la stampa colori non sono così facili da usare. Bisogna entrare in sintonia, bisogna conoscerle bene nel dettaglio per avere un livello di qualità superiore. Lavorando con dei grossi numeri, mediamente io stampavo circa 280-300.000 foto l'anno, ho avuto l'opportunità di approfondire parecchio la conoscenza della stampa a colori. Questo mi ha aiutato nella fase successiva anche del digitale, perché sostanzialmente i metodi di stampa non sono cambiati, si sono semplificati. Rispetto a 4-5 anni fa i volumi di stampa sono drasticamente calati, hanno rimesso in discussione tutto un sistema produttivo. In pratica, al passare dalle 300.000 foto di metà degli anni 2000 si è arrivati a un minimo storico intorno agli 80.000 stampe, per cui si stampa quasi un quarto rispetto ai volumi di 10 anni fa. Per quanto riguarda le tecnologie disponibili oggi di stampa, il ventaglio rispetto al passato si è ampliato. Mentre una volta era possibile stamparle solo da pellicola bianco e nero su carta bianco e nero, oppure da pellicola colori su carta fotosensibile, oggi c'è stata un'aggiunta di nuove tecnologie come la stampa fine art a getto d'inchiostro o a pigmenti di carbone o altro, oppure sistemi a sublimazione. Rimane comunque un sistema di stampa tradizionale su carta fotosensibile, che è quello che io preferisco rispetto agli altri, sia perché a livello qualitativo è quello che mi dà i risultati migliori, sia perché è l'unica che sostanzialmente può dare la garanzia della durata nel tempo della fotografia. La stampa su materiale fotosensibile, tra l'altro, è l'unica che consente di abbattere notevolmente i costi. I sistemi invece inkjet ovviamente si basano su un consumo di inchiostro che si traduce in un costo copia piuttosto elevato. Per quanto riguarda la stampa in bianco e nero, ho notato quest'ultimo periodo, parliamo di un paio d'anni, una certa domanda, per cui ho rincominciato a interessarmi un po' del settore. Ovviamente il mondo era cambiato, non era più interessato a ottenere stampe da negativo, quella è una nicchia talmente ristretta che non aveva dei numeri interessanti per poterci lavorare sopra. C'era tutta invece una schiera di nuovi utenti, nuovi fotografi, che erano molto interessati al bianco e nero ottenuto dalle macchine digitali. Modi per stampare i file bianco e nero a macchine digitali ce ne sono diversi, però nessuno permette di poter stampare il file digitale per proiezione diretta sulla carta fotosensibile, così come si faceva da un negativo. Tutti i sistemi attuati fino adesso prevedevano dei passaggi intermedi. A quel punto mi sono domandato come poterlo fare.
sul mercato esisteva un sistema progettato dalla De Ver, che è un ingranditore digitale, che però ha il grosso limite di avere un costo elevatissimo che non si potrebbe riuscire ad ammortizzare con dei volumi di stampa di una nicchia così ristretta. In questo ingranditore parliamo di un prezzo di 22.000 sterline. Oltretutto questo ingranditore utilizza un sistema piuttosto sorpassato, nel senso che comunque un ingrandimento da quel tipo di ingranditore che utilizza un'ottica 50 mm, per cui si può immaginare quanto è grande la sorgente, il device da cui proviene, mostra i suoi limiti già al formato 20x30. Su ingrandimenti superiori è difficilmente utilizzabile. Quindi la mia ricerca è stata quella di trovare un sistema per poter stampare ingrandimenti significativi, quindi anche 30x40 o 40x50, e per farlo ho modificato un ingranditore di grande formato, quindi un ingranditore tradizionale che stampava negativi fino al formato 13x18. Questo ingranditore che ho modificato, a cui ho dato il nome di Digi ingranditore, fondamentalmente sfrutta il grande formato, quindi 13x18, per proiezione, il che significa poter stampare da un device con un fattore di ingrandimento minimo sui formati tipo 20x30. Utilizzo per farlo un'ottica 210 mm, per cui sostanzialmente 20x30 non 13x18 è un fattore di crop piuttosto limitato. Questo mi permette di poter fare ingrandimenti anche 30x40 o 40x50. Tutto il ciclo di lavorazione avviene in maniera manuale, quindi sviluppo i fogli uno alla volta, non utilizzo sviluppatrici automatiche, proprio per avere un controllo sul ciclo totale. La differenza non è a livello qualitativo, qui non stiamo parlando di un sistema migliore di un altro, parliamo di un approccio diverso. Il digigranditore consente di avere delle stampe che acquisiscono un sapore, direi, analogico, partendo dalla ripresa, arrivando alla stampa con un vero processo fotografico, per giunta anche manuale. La mia ricerca sostanzialmente qual è? Quella di cercare di unire ciò che c'è di buono tra due mondi, quello analogico del passato e quello digitale, perché entrambi hanno delle opportunità che si possono comunque incrociare. Questo lo rifletto anche nel mio modo di fotografare. In questi ultimi anni, infatti, per esempio, io ho abbandonato un po' la rincorsa all'ultimo modello o ai pixel più elevati. Sto facendo un po' un percorso inverso, quindi torno a occuparmi più della macchina nei suoi comandi più semplici, quindi fuoco, tempo, diaframma, soprattutto i contenuti da esprimere. Questo lo rifletto anche ovviamente nel mio modo di stampare. Il digingranditore è frutto di una semplificazione. Le fotografie generalmente, quando si scattano, soprattutto le fotografie di famiglia, hanno oggi una vita piuttosto breve, nel senso che uno scatta quelle 10, 20, 100 immagini, le condivide su un social, le archivia sul suo hard disk e hanno una durata istantanea, soprattutto sul social, durano quei brevi istanti, quei brevi giorni, per poi essere sepolte in quell'ecosistema elettronico che ormai ci coinvolge un po' tutti quanti. La fotografia stampata invece bisogna pensarla un po' più a lungo termine. La fotografia stampata va archiviata, va forse anche smarrita nei nostri cassetti, nei nostri armadi, va riscoperta dopo 10 anni. Il rischio oggi qual è? Quello di avere tante fotografie elettroniche, però pochissime stampate. Queste fotografie elettroniche, se non si avrà l'accortezza di riuscire a salvarle nel tempo, verranno smarrite, senza più possibilità di ritrovarle. Un album invece ha la capacità di essere ritrovato sempre, anzi la sua funzione forse è proprio quella di essere ritrovato dopo tanti anni, per pensare proprio ai periodi trascorsi.